Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi sono qui a farvi questo video perché vorrei parlarvi di come mi prendo cura dei miei capelli. Utilizzo parecchi prodottini, insomma diversi prodotti, che però alterno l'uno con l'altro, nel senso che non vado mai ad utilizzare lo stesso shampoo, magari lo stesso balsamo o la stessa maschera per più tempo consecutivo, ma l'alterno l'una con l'altra. C'è un lavaggio, magari lo faccio con un prodotto e lo lavaggio dopo con un altro, oppure due sì e due con un altro, perché comunque mi sembra che se no il capello si abitua a quel prodotto lì. E non mi dà lo stesso effetto di come quando, cioè come se il capello si abituasse, ecco tutto qui, anche se sappiamo benissimo che i capelli non respirano come le unghie, sfatiamo anche questo mito, c'è chi ancora pensa che le unghie respirano, quindi non faccio il gel, non faccio quello, non faccio quell'altro, le lascio respirare. No, ragazzi, è materia morta come i capelli, quindi. A meno che non stiamo parlando appunto della cute, cioè la cute sì, ha la capacità di assorbire, percepire i prodotti, a differenza delle punte, che è solo una cosa che. Vabbè, comunque, tagliamo qua il discorso. Parto col farvi vedere, partiamo dagli shampoo. Allora, io gli shampoo che sto utilizzando al momento sono questo shampoo acido di Alchemilla. Questo è uno degli ultimi prodotti che ha lanciato Alchemilla. Questo shampoo mi piace tanto perché mi lascia i capelli molto lucidi, districati, morbidi, setosi e non mi li appesantisce. Cioè, io comunque usando questo shampoo riesco ad avere i capelli puliti per 2-3 giorni, cosa che chi ha i capelli grassi come me sa che non è molto facile. Questo qui ha 250 ml e 6 mesi di scadenza. Ve lo dico perché, cioè vi dico la scadenza perché io utilizzo per i prodotti tutti i prodotti bio, naturali, quindi questi prodotti, a differenza di quelli classici da supermercato, hanno scadenze minori. E questa è una cosa un po' che va a sfavore, nel senso che sì, è vero, in 6 mesi uno shampoo si smaltisce, ma nel mio caso no. Cioè, devo fare in modo di smaltirlo perché non voglio usarlo magari dopo oltre 6 mesi, perché anche se comunque nelle confezioni chiuse, dove, specialmente in queste nere, dove non arrivano direttamente, non penetrano luce o raggi solari, comunque il prodotto puoi utilizzarlo anche per più di 6 mesi. Cioè, voglio dire, se lo utilizzi per 7-8 mesi non fa niente. Un conto dice dopo 2 anni, 3 anni può cambiare di odore e di consistenza. Comunque, chiudiamo anche questa parentesi, era per dire che la maggior parte dei prodotti naturali che ci sono sul mercato hanno una scadenza molto ridotta, penso per preservarne gli ingredienti e la qualità del prodotto stesso. Comunque, questo prodotto è molto valido, ve lo consiglio. Alterno lui sempre l'altro shampoo, come vedete, di Alchemilla. Questo però è lo shampoo per capelli lucidi. Shampoo lucidante, devo dire che questo qui è uno dei pochi shampoo che veramente, ragazze, vi lascia una chioma lucentissima. Anche lui ha una buona profumazione perché è vanigliata, vanigliata cocco, che io adoro personalmente. E oltre a lasciare i capelli lucidi, li lascia veramente morbidi, sedosi. Io questi prodotti veramente ve li consiglio al 100%. So che magari non costano 2-3 euro come uno shampoo della Pantene o quello che sia, Garnier, però ragazze, credetemi, i vostri capelli vi ringrazieranno perché questi shampoo vi promettono lo stesso risultato di shampoo appunto di catene, marchi dove sono pieni di siliconi, di schifezze, quindi abbiamo un effetto fake sui nostri capelli che a lungo andare può solo che danneggiarli, mentre questi prodotti consentono di avere dei capelli veramente sani e nutriti senza avere dopo una brutta sorpresa a distanza di tempo. Infatti io sono comunque è da giugno che non taglio i capelli, quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, ora siamo a dicembre, quasi 6 mesi e ragazze io non ho una doppia punta. Cioè non lo dico per vantarmi, ma non ho una doppia punta e come potete vedere ho dei capelli comunque molto molto lucidi per quanto si possa notare dal filmato. Vi posso dire che io non ho mai avuto dei capelli così sani come da quando uso questi prodotti. Da quando mi sono affacciata al mondo bio, perché io prima lo dico e lo ammetto, ero la prima ad usare comunque prodotti da supermercato. Mi piaceva usare l'Ultra Dolce della Garnier perché era molto profumato.
Però ho abbandonato quei prodotti perché oltre appunto a sporcarmi i capelli molto velocemente, erano anche molto aggressivi. Mi andavano a squamare la cute e mi causava un po' di furfura, cosa che io non ho mai avuto in tutta la vita. Solo magari con l'andare degli anni, usando sempre questi prodotti molto aggressivi, poco specifici, pieni di siliconi, di schifezze, di petrolati. Quindi ragazze, veramente no, 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 no. Quelli no, per carità. Allora, come shampoo uso loro. E li alterno, visto che questi due sono degli shampoo, sì, che mi tengono i capelli abbastanza puliti, però non sono shampoo, cioè sono comunque shampoo tra virgolette idratanti, perché hanno molti, molti ingredienti naturali molto idratanti, molto buoni appunto per la cura del capello. E li alterno con un shampoo solido, che questo qui è della Lush, è il primo shampoo solido che provo. E credetemi, mi sono ricreduta sugli shampoo solidi. Io avevo l'idea che lo shampoo solido è una specie di saponetta. Innanzitutto ve la faccio vedere. È ancora bagnato perché l'ho usato questa mattina e tenendo la confezione di latta sotto la doccia non mi si asciuga perché poi la tengo chiusa. Però questo qui nello specifico è per capelli grassi. Vi dicevo, lo alterno con i due di Alchemilla perché questo riesce a sgrassarmi la cute molto di più degli altri due. Quindi se andassi a fare con questo di Lush più lavaggi consecutivi, magari avrei l'effetto contrario, come per il viso. Quindi sgrassi oggi, sgrassi domani, sgrassi dopodomani. E la cute, per far sì di proteggersi, andrà a produrre più sebo di quello che avrebbe prodotto normalmente, quindi avrete i capelli ancora più grassi. Quindi appunto alterno, magari uso quello acido, poi uso questo di Lush, poi vado ad usare quello lucidante, oppure posso fare anche due lavaggi con questi, non succede niente, però non è uno shampoo che, anche se dice lui stesso che è adatto a tutti i tipi di capelli, specialmente appunto per quelli grassi, ma per lavaggi frequenti, io ve lo sconsiglio di usare questi shampoo qua, dove veramente sono molto molto concentrati. Anche questo qui appunto ha ingredienti naturali, come vedete, ha pure delle alghette. Questo all'interno ha le alghe e i sali marini proprio, quindi va molto a sgrassare. Ha una profumazione buona, ma non persiste per nulla sui capelli ed è semplice da utilizzare, vi garantisce 80 lavaggi. Costa un pochetto all'inizio perché costa sui 9 euro, 9 euro. Però comunque ragazzi, credetemi, io ce l'ho da diversi mesi, ok che lo alterno, ma è come appena comprato, cioè è un sapone che nel momento in cui l'ho andata a bagnare un po' con l'acqua, era andata a mettere sui capelli, inumiditi ovviamente precedentemente, andate a strofinare leggermente. Oppure lo potete passare proprio nelle mani e poi con la schiuma andate a massaggiare i capelli. Fa una schiuma incredibile. Cioè, io adoro gli shampoo molto schiumosi e questa è una loro caratteristica. Perché comunque gli shampoo con ingredienti bio, naturali, ecco, hanno questa pecca qui che non, producono schiuma. Ma in realtà è una cosa buona, ragazze. Cioè, come dire, quando uno shampoo, ad esempio, quello di Garnier, quello di Pantene, quello della L'Oreal, produce talmente tanta schiuma, vuol dire che comunque andrà a seccare maggiormente la cute, mentre uno shampoo che non produce schiuma è più indicato alle persone che hanno una cute sensibile, che hanno forfora. Quindi comunque, cioè, io ho trovato la stessa schiuma. Cioè, essendo che a me appunto piace uno shampoo schiumoso, perché sennò mi dà quasi la sensazione che i capelli non vengono levati, anche se realmente non è così. Però ho trovato gli stessi effetti, diciamo, degli shampoo pieni di siliconi, quelli industriali, in dei prodotti che comunque hanno un inci perfetto. È lo stesso questo di Lush. Allora, dopo lo shampoo vi passo a parlare dei balsami. Come balsamo, in realtà non ce n'ho uno vero e proprio, cioè nel senso che uso questo qui dalla Splendor al cocco. Questo shampoo costa meno di 1 euro, a volte lo trovo anche 80 centesimi. Dice morbidezza naturale, capelli lunghi e ribelle, addolcente al cocco. Allora, questo shampoo c'è chi lo ama e chi lo odia, nel senso che ha una consistenza molto molto liquida, quindi bisogna saperla mettere. Cioè, se avete i capelli molto bagnati e non li strizzate bene prima di applicare questo shampoo, vi andrà a scivolare, cioè questo balsamo scivolerà direttamente su tutti i capelli, quindi è come non averlo messo. Quindi vi consiglio di strizzare molto bene i capelli, prendere una piccola quantità di questo balsamo, che io questi due ho lavato i capelli con questi due questa mattina, quindi per quello sono ancora bagnati perché ce li avevo sotto la doccia. E vi dicevo, strizzare molto bene i capelli, prendere una piccola quantità, metterla, massaggiare i capelli, ma le lunghezze, ragazze, perché il balsamo
Non va mai messo sulla cute, specialmente per chi ha i capelli grassi, quindi lo andate a mettere solo sulle lunghezze, fate un piccolo cipollotto e lo mettete, ci mettete un mollettone, estate, è giusto il tempo che vi saponate il corpo, il balsamo si agisce. Però notate che questo balsamo è più efficace, la profumazione è anche più intensa nel momento in cui lo si lascia in modo di maschera. Però è un ottimo prodotto, penso che lo ricomprerò, ma non è la prima volta che lo compro, sono anni, anni e anni. Poi al posto del balsamo vado ad usare questa maschera qui, che questa qua è sempre di Alchemilla K8, e maschera acida insieme allo shampoo. Questa maschera qua, che dirvi, anche lei regala dei capelli molto morbidi, nutriti, lucenti, districati, cioè sul mio tipo di capello, che comunque è un capello sì grasso, però ha le lunghezze secche. E io comunque ho dei capelli lisci, non trattati, cioè. Uso la piastra, sì, però comunque vado ad usare degli spray termoprotettori contro il calore della piastra, appunto. E non la uso sempre la piastra, cioè io lavo i capelli, ho imparato a lavare i capelli 2 volte, massimo 3 volte a settimana, perché ragazzi anche questo dipende tutto da voi, nel senso che lavare i capelli tutti i giorni, sì, li avete puliti perfettamente, ma non vuol dire che chi li lava 2 o 3 volte a settimana ha i capelli sporchi, perché quella stessa cosa che vi dicevo prima, più li andate a lavare, più li avete puliti, cioè avete la sensazione di pulito lì per lì, ma i capelli più produceranno sebo, più andranno a. Cioè la cute più andrà a difendersi, quindi più sarà grassa, e quindi questa è una cosa a vostro sfavore per chi ha i capelli grassi. E vi dicevo, quindi lavare i capelli 2 o 3 volte a settimana è una cosa più che giusta, nel senso che andrà a giovare sui vostri capelli, nel senso che verranno meno stressati, ma non dal lavaggio in sé per sé, ma dal phon, perché comunque anche se voi non usate dei ferri, delle piastre, il phon è molto aggressivo, ha un calore col calore del phon. Anche se lo impostate magari a una temperatura un po' più bassa, va molto ad aggredire le squame del capello, quindi va a creare doppie punte, li va a seccare, li va a sfibrare, e quindi ragazze, veramente tutto torna indietro, cioè potete magari sopportare il terzo giorno i capelli non li lavate, fate una coda, siete meno belle, vi sentite meno belle, ma non è vero, perché le ragazze stanno bene anche con le code, cioè non è vero che siamo fighe solo con i capelli sciolti. No, io sono la prima che li lega sempre i capelli, anzi, raramente li ho sciolti. Comunque, nulla, vi consiglio questa maschera perché è molto valida. Io poi con le maschere non ho più balsami, vado sempre di maschera e sì, magari sono ripetitiva, ma uso sempre i prodotti di Alchemilla. Questa è la fragola che è ristrutturante, questa è il mirtillo che è lucidante. Questa lucidante svolge veramente un'azione lucidante, appunto come dice la parola. Profuma molto i capelli, queste maschere vanno tenute 10 minuti e questa è la pecca, cioè nel senso che capisco magari che una a volte non ha tempo, non trova tempo per stare 10 minuti sotto la doccia, però se la lasciamo meno un po' è anche peccato perché. Cioè, un po' perché sono prodotti non proprio low cost, perché stiamo parlando di 10 euro di maschera, poi è vero che la si trova spesso 7 euro e dura anche nel tempo, perché vi voglio far vedere tipo la consistenza di questa qua, fragola e panna. Questa, cioè io ce l'ho da diversi mesi, l'ho utilizzata un sacco di volte, ma ne basta veramente una piccola quantità e non è come il balsamo della Splendor, cioè ha una consistenza un po' più corposa, quindi non scivola via, si aggrappa bene al capello, anche se questa al mirtillo forse mi piace di più di questa fragola e panna, nel senso che ultimamente la uso questa fragola e panna, mi fa dei capelli eccezionali e comunque anche lei molto lucenti, però questa qui la preferisco in quanto a profumazione, nel senso che noto che questa profumazione di mirtillo persiste più sui capelli rispetto a questa fragola e panna, solo per quello, perché sennò sono due prodotti veramente validissimi. Allora, vi passo a parlare degli spray protettivi che io sto usando e sto adorando. Allora, c'è il classico spray di Alchemilla, che è questo termoprotettore spray piastre phon. Va spruzzato prima dell'utilizzo del phon, o se magari usate dei ferri a riccicapelli o piastre, prima dell'utilizzo della piastra. E comunque svolge il suo lavoro e protegge i capelli appunto dalle alte temperature. Di quello che andrete ad usare. Mi sto trovando molto 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 bene con questi due prodotti, che questo non è quello di prima, ma questo qui è il fluido spray anticrespo e semidilino. Ragazzi, questo prodotto ve lo consiglio quasi più di tutti. Questo prodotto ha la capacità di
preservare la vostra chioma, nel senso che va a proteggere dal calore, che può essere quello del phon, perché questo prodotto qui è da usare dopo aver fatto lo shampoo, aver messo il balsamo, comunque uscito dalla doccia, prima di asciugare i capelli spruzzate questo prodotto. Oltre a dirvi che il semidilino comunque è un ingrediente molto molto importante per i capelli, perché li va a nutrire, li va a lucidare. A me questo prodotto qui mi districa i capelli e essendo uno spray anche anticrespo, quindi io ho i capelli sì lisci ma crespi, scusate se vi ho fatto un po' vibrare, io ho lisci ma crespi, quindi nel momento in cui uso qualche prodotto specifico e i miei capelli si gonfiano. E questo spray lo trovo veramente valido. Altrettanto questo qui che ho comprato da poco, però sto adorando perché lascia i capelli molto lucidi, anche esso, molto districati, nutriti, ragazzi, hanno degli ingredienti fantastici. Qui davanti mi hai riportato aloe verde, avena, miele, cocco, acqua, no, olio di oliva con ortica, cioè qui davanti, ma in realtà questo ha un inci proprio infinito. Jackie, basta, ha un inci infinito, è buonissimo questo prodotto, veramente, dà un odore molto molto dolce, fruttato, ragazzi, mi piace da morire. Ok, l'ultimo prodotto che uso per i capelli sotto la doccia è questo qua, non vorrei fare un video lunghissimo, ma è questo qua, scusate se magari è sporco perché lo tengo in doccia, che è uno scrub per capelli. Questo è un prodotto veramente innovativo, nel senso che come facciamo lo scrub per il viso, per il corpo, per le labbra, per le mani, per i piedi, per ogni cosa, c'è anche lo scrub apposito per i capelli, perché appunto anche sulla cute si depositano magari cellule morte, oppure lo shampoo se non viene risciacquato bene, gli agenti atmosferici, lo smog, tutte cose. Con questa maschera, vabbè, tutte le ho dette. Jackie, basta! Con questo. Cosa hai fatto lì? Adesso, dopo vengo a vedere. Con questo scrub, veramente avete un'azione sfoliante, cioè lo andate a prendere, ne prendete una piccola quantità, dopo lo shampoo e il balsamo lo mettete sulla cute, lo massaggiate, lo lasciate agire all'incirca 10 minuti e poi risciacquate. Non vi preoccupate perché non vi va ad appesantire per nulla i capelli, anzi vi lascia più morbidi, più lucenti e anche nutriti, perché anche esso ha degli ingredienti fantastici. E all'interno ha anche una quantità di mentolo, quindi vi lascia questa sensazione di freschezza. Infatti io l'avevo acquistato quest'estate, mi lasciava la cute molto fresca, sai, con le alte temperature, però posso capire che su questo prodotto ci sono tante cose da dire, quindi se volete ve lo posso approfondire più avanti. E veramente per ultimissima cosa, come finitura vado ad usare i cristalli liquidi, questi di Alchemilla, che sono per i capelli castani. Questi qui non mi hanno proprio rapito il cuore, però comunque è un prodotto valido, nel senso che vanno messi solo come finitura, perché non hanno quell'effetto districante o ammorbidente, solo come per lucidarli i capelli, però comunque mi ci trovo bene. E poi vado a mettere la Phyto7, che questa sto quasi terminando, che questa è una cremina idratante composta da 7 piante. La vado a mettere sulle lunghezze, questa si può mettere prima dell'asciugatura o dopo. Comunque, al posto di usare i soliti oli, quelli pieni appunto di schifezze, io vado a mettere Phyto7 o l'olietto dell'Alchemilla, che sono veramente con degli ingredienti fantastici e quindi non mi vanno a rovinare i capelli. Allora, come ultima cosa, non per importanza, ragazze, è molto importante usare, oltre, vabbè, a una temperatura non troppo alta del phon, quindi non troppo calda, anche delle spazzole adeguate. Io, se vi posso consigliare, oltre alle spazzole di legno che non vanno a spezzare i capelli, sono ottime queste qua. Queste qua sono targate Tangle Teaser. Io questa qua ce l'ho, penso, da non so quanti anni, 5, 6 anni. Ne ho anche un'altra, però per farvi capire che costano sì 14 euro, 15 euro, ma veramente hanno una durata lunga nel tempo, quindi comunque verrete ricompensate. Queste spazzole hanno questi dentini che sono studiati apposta per andare a pettinare i capelli sotto la doccia, che io però è una cosa che non faccio, però andare ad usare questa spazzola dopo che devo pettinare i capelli prima dell'asciugatura, fanno in modo che i capelli non si spezzano e anche se avete qualche nodo non sentite dolore, cioè non rimane incastrata, ma va a sciogliervelo senza appunto spezzare i capelli. Ve le consiglio veramente vivamente queste qui della Tangle Teaser. Ci sono anche tante imitazioni che ho anche acquistato nel corso degli anni, però questa qui non la batte nessuno, cioè è quella migliore.
E nulla ragazze, io spero di essere stata utile a qualcuno. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un mi piace, un pollicione in su o di iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacione. Ciao!